Secondo un vostro recente sondaggio starei leggermente in vantaggio, se non sbaglio, o su Spider-Man o su Batman, qualcosa del genere. Io spero di conservare questo vantaggio fino al 5 giugno e naturalmente faccio il tifo per me, però a parte gli scherzi, l'importante è che vinca Santa Maria Capua Vetere. Perché ho presentato un programma, perché lo sto portando in quante più case possibili, sto parlando con quante più persone possibili. Il termine che mi piace utilizzare è quello di credibilità. Io sono garanzia di questo progetto, io credo nel lavoro, credo nella serietà, credo nell'impegno, credo nella sobrietà, credo nella trasparenza e legalità dell'azione amministrativa. Se i samaritani dovessero scegliere, troveranno questo nella casa comunale. Ma io ho detto più volte che non voglio parlare del passato, che dobbiamo mettere un punto e dobbiamo guardare avanti. Santa Maria ha troppi problemi. È chiaro che la prossima amministrazione eredita delle situazioni complicate, basta pensare alla situazione del verde, basta pensare alla situazione dei rifiuti, la tematica dei servizi sociali, ma io credo nel lavoro, l'ho detto, e quindi la prossima amministrazione comunale dovrà rimboccarsi le maniche, lavorare tanto affinché questa città torni ad avere quella dignità, quel decoro che assolutamente merita. Le priorità sono tante. Io ho detto, noi dobbiamo porci un obiettivo importante che è quello della città normale, della città vivibile. Dobbiamo fare un grande lavoro per arrivare a questo. Le priorità le ho detto, ho parlato del verde, ho parlato dei rifiuti, ho parlato dei servizi sociali. Sul verde adesso ci sarà un intervento parziale nei prossimi giorni. Sui rifiuti dobbiamo fare un intervento importante per ridurre la tariffa che pesa notevolmente sulle famiglie, sulle attività produttive e quindi lotta all'evasione, rafforzamento della raccolta differenziata e con incentivi. Altro intervento importante che dobbiamo fare è quello sulla macchina comunale. Anche qui, dirigenti in proroga negli ultimi mesi, la nuova amministrazione si troverà, diciamo, con dei vuoti nelle figure apicali che dovrà colmare, perché la macchina amministrativa deve partire subito e deve partire soprattutto in piena sinergia con la nuova amministrazione. Chi si occupa di politica, chi pensa di amministrare una città, deve avere nel suo orizzonte politico i giovani. È un aspetto fondamentale dell'amministrazione, della proiezione politica di una città, di una comunità. L'informa giovani è uno strumento importante, uno strumento per poter cogliere le opportunità che ai giovani si presenta, così come io credo molto nel forum, ma credo molto che il forum riesca a svolgere bene, potrà svolgere le sue funzioni se si evita qualsiasi influenza politica. A Santa Maria ci sono delle associazioni giovanili che sono veramente una risorsa importante, che si occupano di varie materie e che vanno valorizzate. Il rapporto con queste associazioni deve essere un rapporto assolutamente positivo perché, ripeto, sono una risorsa importante per la città che deve essere assolutamente valorizzata. Un'amministrazione che pone al centro la cultura, che si pone il grande obiettivo della valorizzazione dei beni culturali, che ha l'ambizione di far diventare questa città meta di un turismo culturale, naturalmente questo problema deve affrontarlo e risolverlo. Dobbiamo fare un discorso con il Ministero della Giustizia per comprendere quali sono le loro attuali esigenze e poi dobbiamo intercettare dei finanziamenti, dei fondi, perché quella sede deve essere perfettamente fruibile. La biblioteca comunale e il museo devono perfettamente integrarsi in un percorso, in un'offerta che la città ha in termini di beni culturali,
che è veramente unica, variegata e importante. Quella sede deve diventare fruibile per i turisti, deve diventare fruibile per i cittadini, deve diventare fruibile per le gite scolastiche. È un aspetto importante e anche questo deve essere affrontato e risolto. Assolutamente chiudere un occhio mai. Abbiamo parlato di regole, rispetto delle regole, ho parlato più volte in questa campagna elettorale e soprattutto ho parlato più volte di trasparenza. Questi sono i principi che devono ispirare anche questo settore che è importante. L'assegnazione degli impianti sportivi deve avvenire secondo questo principio, questi due principi, cioè rispetto delle regole, senza favoritismi, ed è un momento importante per la città perché lo sport, Santa Maria ha una grande tradizione sportiva e la valorizzazione dello sport è un qualcosa che ha una grande importanza sociale. Poi per quanto riguarda gli immobili comunali, lì bisognerà fare una verifica attenta e laddove ci sarà da intervenire si deve intervenire con il principio che l'interesse da tutelare deve essere sempre l'interesse della collettività. Assolutamente sì, parliamo di opere importanti, basta pensare alla metropolitana leggera che è uscita dall'agenda della Regione Campania e che invece è un'opera fondamentale per la città. Oggi è ferma ad Aversa, dobbiamo tutta la città spingere molto affinché invece sia completato e possa raggiungere Santa Maria Capua Vetere. Questo è importante sia per il turismo, è importante per l'economia, è importante per l'università. Via Generoso Iurgice, su cui una mia lista, Uniti per Esistere, in questi anni ha sempre tenuto l'attenzione perché per l'importanza del completamento di quest'asse viario che consentirebbe di alleggerire il traffico nel rione Sant'Andrea. Campi ACP, abbiamo già parlato prima dell'importanza, abbiamo detto quali saranno i principi, le regole, cioè rispetto delle regole e assoluta trasparenza, senza favoritismi nella gestione. Tu e il Palazzetto dello Sport sono problematiche serie che ci portiamo avanti, questa città oramai porta sulle spalle da troppi anni e sulle quali dobbiamo intervenire definitivamente, dobbiamo chiuderle nell'interesse della città e della collettività. Il tema della sicurezza è un tema particolarmente sentito dai cittadini. E rientra in quel concetto di cui abbiamo parlato spesso, di cui ho parlato spesso in questa campagna elettorale, di una città vivibile, di una città normale. Una città è vivibile quando il cittadino si sente al sicuro. Noi abbiamo pensato in questa ottica a un rafforzamento della Polizia Municipale e a una razionalizzazione del suo intervento in città. Abbiamo pensato a un costante coordinamento con le forze dell'ordine, con il commissariato di pubblica sicurezza e con i carabinieri e a un'ulteriore valorizzazione del lavoro già assolutamente positivo che svolge la protezione civile in città. Abbiamo pensato a campagne di sensibilizzazione per i ragazzi in materia di legalità, quindi lavorare anche in un'ottica di proiezione futura con le scuole. Il sistema della videosorveglianza è un sistema che deve andare a regime con la sala server e altro tema importante in termini di sicurezza è quello sulla pubblica illuminazione. È chiaro che una città al buio è una città più pericolosa. Noi abbiamo pensato a un piano di efficientamento energetico, una città illuminata, una città diventa più vivibile e più sicura. Peso importante, nonni civici e orti sociali abbiamo messi nel programma e nel programma abbiamo dedicato attenzione a questa fascia importante della città che troppe volte è stata dimenticata. Favoriremo fenomeni di associazionismo, favoriremo una sinergia costante fra questo mondo della terza età e l'amministrazione comunale. Dobbiamo impegnarci in questo e in questo come in altri settori dobbiamo fare un grande lavoro con i servizi sociali e in sinergia
con le associazioni, in sinergia con il mondo del volontariato, in sinergia con il mondo del no profit. Noi dobbiamo andare a raggiungere quei momenti di solitudine, quei momenti di difficoltà di cui una comunità solidale deve prendersi cura e deve avere sempre nella propria attenzione. Ok, allora ne approfitto. La città vive un momento di grande difficoltà. Io ho ritenuto che fosse mio dovere impegnarmi, fosse mio dovere mettere a disposizione una parte importante del mio tempo, sottraendolo alla professione, alla famiglia, ai miei interessi, perché amo questa città, perché l'ho detto nello slogan, prima la città, adesso. Adesso bisogna mettere al centro di tutto i problemi della città, bisogna ripartire, la città è in grande sofferenza, c'è bisogno di un impegno di tutti, io parlo di un sistema città che deve ripartire. Sono molto positivo in questo perché ritengo che noi abbiamo le energie, perché dico sempre mettiamo il punto e andiamo avanti, perché adesso dobbiamo affrontare i problemi, adesso dobbiamo mettere in campo tutte le energie per ripartire, ne abbiamo le qualità, abbiamo la storia, abbiamo le risorse per farlo, ma non possiamo più aspettare.